Non le dice niente questa annotazione. Grazie alla mia esperienza di tutti questi anni, ho acquisito un'eccellente capacità d'analisi della calligrafia. Direi che è stata scritta da un tipo piuttosto instabile e ossessionato, con un marcato complesso d'Edipo. Ehi, ha colpito in pieno. Mancava solo la coda di cavallo. Ehi tu! Eh? Vorrei una tazza di caffè, se non ti spiace. Appena avrò finito di servire questo gentiluomo. Un caffè. Grazie. Conosci un ragazzo di nome André Lobineau? Sì, perché? Avrei dovuto incontrarlo qui, ma non lo vedo. No, oggi non si è fatto vedere. Cosa diavolo continua a versare da quella fiaschetta? Assenzio. Assenzio? Pensavo che fosse molto pericoloso e anche illegale in Francia. Infatti, ma non mi guardi in quel modo. Non gliel'ho certo venduto io. È tutto. Grazie. Davvero una sorpresa, Georgie. Non ti avrei mai chiamato in circostanze normali. Ma Nico è nei guai, André. Temo che si tratti di un problema serio. Mi devi aiutare a ritrovarla. Cosa? In quale casino l'hai trascinata stavolta? Sei stato tu a raccomandarle il professor Hubier come esperto di arte maya. E adesso il suo maggiordomo l'ha rapita. Oltre a tentare di uccidermi. Ogni volta che ha a che fare con te c'è qualche problema. Uscire dalla sua vita è stata la cosa migliore che tu potessi fare. Mio padre era in fin di vita, non avevo altra scelta. Comunque, quando tornò dai suoi vecchi amici, si riprese immediatamente. Piantala, André. In questo preciso istante Nico è in pericolo e noi dobbiamo lavorare insieme, che ti piaccia o no. E io cosa potrei fare? Nico doveva parlare a Hubier di una pietra. Oh, intendi questa pietra? È quella la causa di tutti i guai. Esattamente. Nicole mi ha detto di custodirla a costo della mia stessa vita. Vale decisamente molto di più. Oh, davvero divertente. L'unica cosa divertente è che la tua vita adesso è appesa a un filo. Di cosa diavolo stai parlando? Quella pietra è un manufatto maya, fantoccio. E l'uomo che ha rapito Nico proveniva dall'America centrale. Era la pietra quello che a loro interessava. Oh mio Dio, vuoi dire che anch'io sono in pericolo? Cosa pensi che significhi l'intaglio sulla pietra? Non saprei, non l'ha fatta vedere a nessuno. Perché non la dai a me? Non voglio la tua morte sulla coscienza, George. Dove l'ha presa la pietra, Nico? Gliel'hanno mandata. Chi? Da dove? Non sono sicuro di potertelo dire. Certo che puoi. È una storia che ha a che fare con il contrabbando. Perché Nico non ha portato la pietra a Hubier? Non lo so. Probabilmente sospettava qualcosa di simile a ciò che è poi effettivamente accaduto. Se le è successo qualcosa, André, spezzerò ogni singolo osso del tuo corpo. Questa è la tua tipica reazione. Credi che non mi importi nulla di quello che potrebbe accadere a Nicole? All'improvviso mi venne in mente che quel verme non aveva ossa da rompere, ma preferii tenere questa considerazione per me. Parlami del tuo amico Hubier. Si tratta di una conoscenza professionale, non di amicizie. Capisco, quindi tu sai niente di lui. No, davvero. Sai se Hubier ha assunto un uomo proveniente dall'America centrale? Può darsi, non lo so. Cosa pensi che sia, André? Non ne ho idea.
Ti darò un indizio. Ha più spina dorsale di te. Pensi di essere spiritoso, vero? Dai un'occhiata qui, André. È un documento bancario. Sì, è l'estratto conto del professor Hubie. 5 massicci ritiri di denaro nel giro di 3 giorni. Tutti da uno sportello automatico a Marsiglia. Quanto meno singolare, direi. Penso che le tue condizioni mentali siano peggiorate ulteriormente. Cosa mi sai dire di questo vaso? Deve essere centro o sudamericano. Ho un amico che potrebbe darti qualche ulteriore ragguaglio. Dove lo posso trovare? Possiede un'esposizione sulla Rive Gauche, la Galleria Gliese. Ci vediamo. Addio, Giorgi. Ne ho abbastanza dei suoi giochetti con l'art. Mi dica, che fine ha fatto la mia pietra? Pensavo che si limitasse al traffico di cocaina, Karzak. Perché quella pietra le interessa tanto? Basta! O mi dici quello che voglio sapere, o sarà Pablo a farla parlare. Ok, pensavo che qualcuno all'università sarebbe stato in grado di darmi una mano. Così ne parlai con una mia amica, la quale mi disse che il suo fidanzato era un professore. Io mandai la pietra al Dipartimento di Etnologia. Sa, pensavo si trattasse di un oggetto di origine sudamericana, quindi... Non mi crede, vero? Ne ho abbastanza. Non ho tempo da perdere per stare qui a sentire le sue stupide farneticazioni. Le darò l'opportunità di rifletterci sopra. Sono certo che domani mattina avrà ritrovato la voglia di parlare seriamente.